Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Napoli fa da sfondo, splendido al match di oggi, palcoscenico meraviglioso per questa sfida. Piero Gipardo e Stefano Nava nuovamente in vostra compagnia per raccontarvi l'emozione di questo match. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. Si sfidano Napoli e Brescia. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Ecco l'11 titolare del Napoli per questo match. Meret tra i pali. Per la difesa Koulibaly con Manolas. Fabian Ruiz insieme a Bakayoko a centrocampo. E un solo riferimento offensivo in avanti. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Questo è lo schieramento di partenza degli ospiti. Il tecnico ha optato per un 4-4-2 più aggressivo rispetto a quello classico, con una linea piuttosto alta. Chiaro il piano tattico dell'allenatore, con i centrocampisti che saranno chiamati a turno a dare una mano alle punte e ad inserirsi da dietro. Vittoria per loro, per l'ultima uscita in casa, il biglietto da visita ideale per presentarsi carichi a questa sfida. Quel risultato gli ha permesso di portarsi al comando della classifica, anche se solo dopo poche giornate. L'importante è la fiducia che i giocatori stanno trovando partita dopo partita. Se continuano così possono fare molta strada e diventare una delle favorite per il titolo. L'importante è mantenere i piedi per terra e non volare troppo con la fantasia. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. C'è grande attesa per la sua prova, potrebbe essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. È uno da cui ci si può aspettare di tutto quando ha il possesso della palla. È capace di cambiare la partita con una giocata difficile, veramente difficile da marcare quando è in forma. Bakayoko. Il Napoli si presenta a questa sfida con i favori del pronostico. Sarà una gara agevole, Stefano? Vabbè, questo non lo so, ma credo che alla fine la vittoria non dovrebbe sfuggirgli. Può ricevere una posizione interessante. Bakayoko. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Martella. A metri davanti a sé, attenzione. Posizione ideale. Può crossare da lì. Buono l'intervento del portiere. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. Chance per il cross. Bravo qui a smarcarsi. Isoli. Lo vede? Intercetta bene il passaggio e non era facile. Lorenzo Insigne. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Ha spazio per andare. È in buona posizione. Pericolo, ecco il tiro. Tiro respinto dal difensore. Portiere che la combina grossa, rinvio sbagliato, attenzione. Una disattenzione che poteva davvero costare cara, ma si è rifatto subito il portiere. Sa di averla combinata. Occhio, c'è l'errore sul rilancio del portiere. Pallone invitante. Ha perso il pallone. Dato sul possesso, palla sostanzialmente in parità, segno grande equilibrio che regna in campo. Così si spiega lo 0-0, serve maggiore. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E non ha sbagliato, passano a condurre e i tifosi ovviamente sono in estasi. Questo gol cambia sicuramente la partita. Gli avversari ora saranno costretti a scoprirsi per cercare il pari. E qui possiamo ammirare tutta la sua abilità per questa prodezza personale. Ha trovato campo davanti a sé e ne ha approfittato, si è involato, vola come il vento, vai!
fino in fondo e ci è andato. Pronti a giocare con il Napoli che adesso deve gestire la situazione, sta conducendo la gara. Fabian può contare sull'aiuto dei compagni. Attenzione perché è pericoloso. Ha spazio per tirare. Ci arriva con la punta delle dita. Calcio d'angolo battuto. Non si fida, spazza via di pugno. Arayuri, Sabelli, 2 minuti ancora da giocare. Vediamo cosa ci riserverà l'extra time. Torregrossa. Difensore spazza in qualche modo. Si chiudono così i primi 45 minuti. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Palla che è uscita, si ripartirà con la rimessa laterale. Può correre lungo la fascia. Posizione ideale, vediamo cosa inventa ora. Il rinvio di Koulibaly. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne a. Prova ad andare. Vantaggio che comincia a farsi importante. 2 gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Apre il gioco. Ha provato il lancio lungo la fascia, ma ha sbagliato. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. Arbitro senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. Ottime qualità nel possesso fin qui. Fabian prova ad aprire verso il compagno. Lo vede. Gran tiro. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Crossa verso il centro. Brutto cross, c'è il recupero. Prova a salire lateralmente il Napoli. Prova ad andare. Non riesce a bloccare, attenzione. È tutto fermo, fuori gioco. Peccato perché era una grande occasione. Grande occasione, hai ragione, però attento l'assistente. Entrambi gli allenatori decidono di cambiare qualcosa. Vediamo chi dei due avrà avuto ragione alla fine. Non sempre i numeri nel calcio rispecchiano ciò che avviene in campo. Non è questo il caso, stanno dominando. Basta dare un'occhiata al dato tiri in porta, vantaggio direi ampiamente meritato. Supera il proprio marcatore. Opportunità. Maradona ed è rete. Una giornata che non dimenticherà, è arrivata la tripletta. Tre gol per lui, una giornata fantastica. Sì, sembra davvero inarrestabile, Piero. Ci sarà dunque una sostituzione? Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Perfetto oggi nei passaggi. Avanza col pallone tra i piedi. Prova
grande parata in tuffo. I tifosi non ci stanno, manifestano tutto il disappunto per il mancato calcio di rigore. Non si fida, spazza via di pugno. Vediamo cosa fa ora. Attenzione, ecco il gol. E c'è il gol, ha segnato Maradona. Ah, che meraviglia, il suo curriculum parla per lui, Pierre. Ha segnato quanto un attaccante in carriera e anche di più, essendo una punta di ruolo. Un tiro preciso, il portiere non ha potuto nulla. Ci vogliono dei piedi delicati come i suoi per fare queste cose. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Spesso i pronostici nel calcio sono fatti per essere smentiti, soprattutto quando c'è una distanza che sembra incolmabile. Direi che non è questo il caso. Tutto sta andando secondo le previsioni. Oggi c'è solo una squadra in campo. Può colpire da lì. Legge bene la traiettoria qui. C'è il fallo e dunque punizione. Siamo abbastanza lontani dalla porta, vedremo se opterà lo stesso per la conclusione diretta. Conclusione che sbatte sul muro. Buono l'1-2. Possono ripartire in contropiede. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Regalano palla agli avversari. Bakayoko provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Ecco Goulam, ma non granché qui l'intervento. Palla buona per Mertens. Dries Mertens, eccolo che colpisce. Vede la porta come pochi. Il Napoli continua a infierire sugli avversari, li vuole umiliare, almeno così sembra. Goleada all'orizzonte, Pierluigi. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Sarà calcio di punizione contro il Napoli. E il giocatore del Napoli finisce per essere ammonito. E poteva andargli anche peggio. Interviene e sventa il pericolo. 600 secondi da giocare ancora. Grafica che ci mostra il calendario degli ospiti per la prossima giornata di Serie A. È stato costretto all'errore dalla pressione avversaria, il pallone è uscito. Pallone troppo prevedibile questo. Posizione ideale. E il pallone se ne va via. Palla giocata sugli esterni. Bisoli. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Intervento pulito sulla palla. Bakayoko. Azione dopo azione si stanno confermando nelle loro qualità di possesso palla. È vero, stiamo vedendo un ottimo gioco di squadra. Fabian attacca il giocatore del Napoli. Ha spazio davanti a sé. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. Game over, finisce la gara.